Record storico in Serie A di vittorie esterne consecutive per la Roma, la 12ª a Firenze, aperta dal piazzato in buca d'angolo di Gerson, sua assistenta di Stefanella Sharawi. Il quinto minuto, ne passano 4, la Fiorentina si rialza con Gilles Diaz che lavora per Jordan Veretout, che fa 1-1 al 9° secondo gol in questo campionato per il giocatore francese sull'assist di Gilles Diaz. La Roma torna avanti alla mezz'ora, questa volta è Gonalon a spedire verso la porta viola Gerson, che fulmina sportiello sul primo palo sinistro vincente per il brasiliano arrivato dalla Fluminense. Ma la Fiorentina in chiusura di primo tempo fa 2-2 con il cross di Biraghi e lo stacco perfetto della Ciolito Simeone, gran gol di testa per il figlio d'arte, quarto centro in questo campionato con la maglia viola per Simeone. Nel secondo tempo solo Roma, il gol di spalla di Costas Manolas al primo centro in questo campionato, il gol che spacca l'equilibrio all'alba del secondo tempo, l'esultanza del difensore greco, poi l'intuizione di Raja Nainggolan che cambia campo, Diego Perotti col sinistro sul primo palo per il 4-2 della Roma a Firenze.